amico caro Rino, abbiamo deciso qualche giorno fa di fare un tributo a quest'amico che è Sanguinetti e che è stato per la nostra vita, o perlomeno per la mia, molto importante, perché con lui ho vissuto uno dei periodi più fecondi della mia vita. Io vorrei ricordarlo, diciamo così, al di là dell'incanto del personaggio, diciamo, del critico letterario, del personaggio pubblico, cercando di forse rievocarlo in episodi di amicizia che mi sembrano molto importanti. Cioè, perché poi per me l'amicizia è quel territorio dove le conoscenze vengono quasi naturalmente emarginate. E allora, che cosa voglio ricordare? Proprio qui, su questa balaustra, presente mia madre, io un mattino di tanti anni fa, sarà stato intorno agli anni 70, l'ho incoronato poeta. Tra la sua allegria e la sua ironia, con foglie, con rami da allora reali. E qui ha conosciuto mia madre, un personaggio reale, secondo Sanguinetti, che ha scoperto in lei, in questa donna, in questa contadina, dei depositi di sapienza ciclici, che è difficile, diciamo così, sostituire nella società del banale, no? E mamma gli donava questi lacerti di sapienzialità che lo colpivano molto. Logicamente a me questo faceva molto piacere, perché contribuiva lui stesso a far scoprire mia madre. Per esempio, altri episodi di vita vissuta assieme. Io sono stato con lui in Germania e ogni giorno alla frontiera del 2 Berlino c'era la dogana, c'erano i VOP, le guardie, ma c'era oltretutto una Beatrice democratica in divisa avvenente che in maniera implacabile ci sottoponeva e ci infliggeva questo rovistamento, per cui noi spesso facevamo a gara chi andava prima. Era stata una cosa straordinaria per me. Oppure altri episodi, per esempio quando si andava a Pestum e Edoardo mi chiedeva: andiamo a Pestum perché così ci risciacquiamo un po' gli occhi. Non soltanto per il paesaggio, ma anche per quelli che abitavano il paesaggio. Con Edoardo Sanguinetti è estremamente diversa da quella di Gerardo. Gerardo è stato amico di Edoardo Sanguinetti dall'inizio della sua venuta a Salerno, credo. Sì. E quindi ha continuato questo rapporto. Io sono stato amico della poesia di Sanguinetti, amico dei libri di Sanguinetti, ma non di Sanguinetti, non sono stato mai suo amico. Voglio leggere qualcuno di... È entrato a Cecarsi, che riporta un po' la situazione di Edipo, no? Al mito di Edipo, accecarsi. Tirare le parole verso il basso, aspra scarpata, forra, un canale scosceso, strada ferrata,
E lì, in quello sterro, luogo bruciato, inferno, alzare i pali, stendere una tenda, due stracci colorati, un sipario sulla scena vuota, cacciarvi all'improvviso uno spot, un proiettore mascherato, sole senza luce, che faccia di quel quadrato un lago. Ecco, una donna avanza, discinta, sbranata, succhiata di baci, poi un uomo dalla barba bianca, ucciso, scannato, che guarda con disperazione calma uno spento televisore. Manca soltanto Edipo, nascosto tra due sedie, a spiare lo spettacolo. E Giorgino, io vorrei leggere una letterina che è seguita proprio all'annuncio della sua morte. Tributo emotico per un amico, Edoardo Sanguinetti. Letterina del già e non ancora. Carissimo, chiarissimo, finalmente connesso sito internet al di là, lunghe trattative gestore, fatti salvi, virus e spam, telescrivoti per amicizia come dialogo d'amore et saldo debiti contratti. Scopristi mia madre come deposito sapienza popolare, sguardo fiducioso sull'abisso, mondo contadino che non è facile sostituire da mescolanze minimaliste senza iridescenze. Ringraziati per tua compagnia sulle spiagge di Pestum, esito risciacquo e rifacimento occhi, per tua allegra incoronazione, poeta con rami d'alloro doc nella mia anticaia di Castelluccio, per palpeggiamenti inflittici settimanalmente alla frontiera delle due Berlino da avvenente poliziotta democratica, per conoscenza Berio e Bai, Persico e Del Pezzo, Guglielmi e Luca Roncone, per tua militante disponibilità a dibattito Salerno, per le cornie gustate tuo fianco al Santa Lucia Restaurant, per l'ore plumbe vissute insieme, ma ora che hai conosciuto Ground Zero et Industria premi, crack tributi Italia e soldi in conti sbagliati, Inter e Parmalat, il regno triste dell'egopiapismo di Stato, quando tutto sbarca nella falsità. Aprimi gli occhi, Edoardo, sul già diluvio e non ancora, che io ci ho figli e nipoti che si chiamano Marida, Luciano, Benedetta, Vittoria, Marvin, Sara, Alessandro, Gerardo.